win a Pokémon. Win a win a Pokémon, gotta catch 'em all. Ciao a tutti Cugi e benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Adventure. Allora, devi catturare un Pokémon Eevee. Dove catturo un Eevee? Cosa stai facendo qui? Sto solo facendo una visita. Lascia perdere, sembri in guai. Cos'è che ti dà fastidio? Cos'è che ti tormenta? Devo trovare un Eevee. Oh, cacchio! Sembro quasi di essere di nuovo su quel Firo. Cioè, sarebbe... Oddio, è un modo di dire. Sembra di essere sulla schiena di un uccello, perché però la tua vita è sempre movimentata. Questo intende dire. Questo Eevee è molto raro. Si trovano sul percorso 17. Ti aiuterò a trovarlo, Link. Incontriamoci al percorso 17. Percorso 17? Oh, cacchio, sì, ti ringrazio. Beh, però devi tagliare gli alberi. Eccola HM01, ovvero Hidden Machine 1. Ok, a chi la insegniamo? Ah, naturalmente, all'unico Pokémon a cui posso impararla. Che mossa gli levo? Vine Whip, ok. Eccolo qua. Ah, questo dovrebbe essere il posto. Oh oh oh, buon Natale! Un mio amico mi ha detto che Eevee respira lontano. Eh? Lo sai? Lontano! Crackle, cossizzo, che cacchio stai dicendo? Ah! Mo' ho capito, intendi fuoco? Hai descritto un Eevee tipo fuoco? Sì, Dio. Questo sembra un Pokémon tipo elettro invece. Giorgio! Comunque sia, devo catturarlo. Sì, questo è un Eevee particolare. Ah cacchio, c'ho la Master Ball. E scompare. È andato via. Dove è andato? Ma perché il riflesso? Il tipo tono è debole, tipo acqua. Ma poi è un gra... acqua? Sì, vabbè, sta cercando di annegarmi, va bene. Razor Leaf, cioè, è peggio per te, te lo dico proprio. Allora, mo, dov'ha? Ok. Ma ci metto Pikachu, vabbè dai. Mi gusta cocci, mi gusta giocare. Sì, in poche parole dicono, ma prima era acqua, prima era elettro, poi acqua, mo è fuoco, che succede? Cioè, non ha senso la cosa, invece ha senso. Perché più là viene spiegato perché Eevee può cambiare forma a suo piacimento. Eccolo qua. Ah, fuoco, acqua, elettro. Può cambiare tipo a seconda delle mie debolezze. Ma non c'è modo di combatterlo. Non c'è alcun modo di combatterlo. Ho capito, l'ho detto due volte, ha detto. Questo Eevee continua a toccarsi l'orecchio come se qualcosa ci sia dentro. Vieni fuori, Bisaur. Ah, copri l'orecchio di Eevee con Razor Leaf. Quindi tramite lui c'è un chip nell'orecchio, in poche parole. Può cambiare forma a seconda del Pokémon che ha di fronte. E diciamo che Evisaur gli ha tagliato via questo chip, una cosa del genere. Signorina Erika, posso chiederle a cosa sta pensando? Se il nostro piano fosse scoperto da un bambino come quello. Mia signora? Signorina, poi perché? Vai, Plum, attacca! Cosa? Un Drowsy ci sta spiando? Sembra che tu sia stato seguito da quel coso. Stai più attento. Dobbiamo avere quell'Eevee più presto possibile. Eevee è davvero un Pokémon potente. Posso darmi una battaglia Pokémon, giusto? Con questa medaglia come premio. Basta con queste bugie. Il tuo Eevee è un esperimento che è scappato. E così hai chiesto a me di cercartelo. Tutte quelle bugie di provare che sono degne di sfidarti. Non mi serve la tua medaglia puzzolenta. Proprio per dire stinking tra virgolette. Vabbè, era scritto tra virgolette puzzolenta. Sono pronta. A meno che tu non abbia paura. Non dovrei andare in quella stanza? E per quale ragione? Erika, leader vorrebbe lottare, bene. Ok. Io so qual è la verità di quell'Eevee, ma non ve la dico finché non sconfiggo il capo palestra. Perché poi si rivelerà da sola per quello che è veramente. Vabbè ragazzi, lotta facile, insomma, dai. Ice Beam. Moonlight, luce lunare. Ciao, baby.
Impressivo, Link. Impressionante davvero. Com'è che ti piace? Ah, non stiamo altro facendo che giochi da bambini. Fai il primo attacca. Oh. Yeah. Dov'è quella ragazza che ho visto prima, eh? Oh, sembra che questo piccoletto sia vicino alla sua fine. Fatto di una creatura sperimentale. È solo uno. Tutto ciò che posso fare è mettere fine alla sua miseria. No, non puoi! No! Che è successo? Quell'Eevee. Voglio, alcuni giorni fa abbiamo trovato un documento con scritto Eevee ricostruito. E questo Pokémon era scappato. Grazie a te ora è assicuro ed è il nostro... ed è la nostra protezione. Aspetta un minuto. Questa organizzazione è il Team Rocket. Per avere una possibilità contro di loro dobbiamo essere in possesso delle loro tecnologie. Dobbiamo capire il loro potere combattivo. E cosa più importante, ci serve un allenatore con una forza, moralità e compassione interna. Un allenatore come te. Yes, the Rainbow Baby. Ok, ci sono. Lascia che ti presenti l'arma con cui che ti aiuterà nella tua missione. TM09. Bullet Seed? No, non mi serve. Quindi ragazzi, in poche parole, Erika è da mia parte. Lei è contro il Team Rocket. E ora, dove dobbiamo andare ora? Quello, ok, ecco, Link. Ehi. Non sarà pericoloso portare Eevee? Beh, come dovrebbe essere secondo te? Beh, quei tizi lo stanno cercando. Sarà il loro bersaglio. Un'azione, anche quella palestra è stata attaccata da Pokémon tipo psico. Chi pensi che ci sia dietro di questo? Eevee, da ora in poi la nostra avventura sarà da pericolosa. Andiamo. Tempo di andare a Fuchsia City. Ok, Fuchsia City. Ehi, ragazzino, mi stai a sentire? Spirito giovanile, eh. Allora, per andare a Fuchsia City, naturalmente nel prossimo episodio... Aspettate. Fu. Quindi vi è passato nelle mani di quei ragazzini. Che bello. Oh mio Dio, cos'era? Cos'era quel... È saltata via come fa Sonic sui jumper, non lo so, eh. Comunque, se nel prossimo episodio andremo a Fuchsia City, o meglio, ci arriveremo anche subito, perché si fa subito con questi mezzi ad arrivarci. E... non ci sarà da affrontare la palestra, mi sembra. Non ricordo bene questa piccola parte qui. Perché Koga, come abbiamo detto, è uno dei cattivi, abbiamo visto nei precedenti episodi. Quindi penso proprio che... Dodo, ok, Shiny? Tanto per cambiare. No, non è Shiny, meno male. Perfetto. Nel prossimo episodio faremo quello che c'è da fare. Non mi ricordo cosa c'è da fare. Mi sembra la zona safari. Sì, c'è la zona safari da fare. La zona safari da fare. Bellissimo gioco di parole che non ho per niente preparato, giuro.